Allora rispondo alle domande della difesa Vitaloni. L'avvocata Taormina parla, prego. Senta Carnovale, quando ha cominciato lei la sua collaborazione? L'ho detto, sono credo 3 anni ora. Con chi l'ha cominciata la collaborazione? Con l'autorità giudiziaria o con gli organi di polizia? No, con l'autorità giudiziaria. Con il dottor Lupacchini? Sì. In precedenza non ha avuto nessun contatto con gli organi di polizia, lei? Sì, con quelli che venivano col dottor Lupacchini. C'era il dottor Miloni e altri che non so il nome. Cioè, sì. Ma sempre in presenza del dottor Lupacchini. Si ricorda anche Sciulli, il sovrintendente Sciulli? Scusi, avvocato. Il sovrintendente Sciulli se lo ricorda? Guardi, oltre a Milone? Ah, credo di sì. Credo, forse era quel ragazzo che penso io, ma potrei sbagliare con i nomi, avvocato. Ecco, e con questi quando ha cominciato a parlare, a discutere di collaborazione? Prima di rendere le prime dichiarazioni a Lupacchini? No, loro, ma più volte mi è stato chiesto a me di collaborare, insomma, io non volevo, perché non volevo, volevo solo poter andare, potermi curare, ma insomma, per tutta risposta sono stato messo nei carceri speciali dove non c'era neanche un'infermiera. E così, poi sto qui, insomma. Senta, più volte le è stato chiesto di collaborare, ha detto. Chi gliel'ha chiesto di collaborare? Me l'ha chiesto gli organi di polizia, credo. Non gliel'hanno chiesto Milone e Sciulli? Certo, Milone è un'altra persona, sì. Ecco, senta una cosa, e a proposito di che cosa le fu chiesta la collaborazione? Ma in generale. Cioè, che significa? Cioè sulla banda della Magliana, tanto per intenderci? Non è che mi hanno detto un fatto specifico. Ecco. In generale. Che significa in generale? Qual era il processo in corso? Significa che quando uno collabora deve collaborare, intendono a pieno, no? Quindi non c'è stato... Non mi hanno detto su un fatto collabori su una cosa e sulle altre no, mi hanno detto... Ecco, la collaborazione consiste in tutto, insomma. Senta, lei si ricorda altri organi di polizia, Greco e Petrilli? Li ha conosciuti lei? Li ha conosciuti lei questi due sovrintendenti di polizia? Forse li ho conosciuti, ma io non è che so i nomi di tutta la polizia. Forse l'avrò conosciuti. Senta una cosa. Quando è che non le è stato rinnovato il programma di protezione? Quando non mi è stato rinnovato? Sì. Guardi, fino all'altro mese io ricevivo 500.000 e questo mese no, neanche i soldi, ma insomma... Ma lei aveva anche l'abitazione come collaborante? Sì, avevo due camere, cucina, siamo 4 persone. Fino a quando le ha avute? Fino a... Cioè, avevo una casa fino a che... A me l'altro ieri mi hanno cambiato località perché insomma era venuto fuori che dove stavo, non so, per qualche errore. Sì, ma io le chiedo dell'abitazione che lei aveva quando aveva il programma di protezione. Quando è che le è stato detto di lasciarla? Di lasciare casa è successo 3 giorni fa, avvocato, perché sono stato la casa nella quale lei la casa nella quale lei era stato sempre fino a quel momento e da quando ha cominciato la collaborazione, o era una casa in cui si trovava da poco tempo? No, era una casa che io ci sono stato, sarà un anno e mezzo così. Mia moglie ci stava un po' da prima. E perché non le è stato rinnovato il programma di protezione? Lei ha chiesto spiegazioni al servizio centrale. Guardi, avvocato, vorrei saperlo sicuramente più di lei. Io vorrei saperlo perché non me lo spiego. Non c'è un... A
mio parere non c'è un motivo, insomma, non lo so, sinceramente non so perché, ho pensato più di una cosa io. Senta, ma il programma di protezione lei l'aveva avuto su richiesta di quale autorità giudiziaria, se lo ricorda? Credo da Roma, no? Da Lupacchini. I magistrati con cui ho cominciato a collaborare. Ho capito. Ha chiesto a questi magistrati perché non le veniva rinnovato, certo, il programma, certo, di protezione? Ho chiesto perché mi fosse stato tolto, insomma, questo fatto. Non se lo spiegano neanche loro. Va bene. Oh, attualmente quindi lei come, in quale condizione vive? Che misure di protezione ha? Come, scusi? Che misure di protezione ha lei attualmente? Presidente, c'è posizione del PM, perché tra l'altro oltre a... Che abbia misure di protezione, noi pensiamo che le abbia, perché se ecco, non l'avremmo messo... Ecco, una volta accertato... Sì. Perdone, comunque, il... no, può sentire, avvocato, in che condizione lui... Perché sembra che lui sia in stato di detenzione. Perdoni, Presidente. Ecco, chiediamogli... Presidente, posso articolare il suo stato giuridico attuale? Il suo stato giuridico attuale, qual è? È il suo stato, la sua posizione. Cioè, ecco, vorrei articolare l'opposizione perché ai fini della citazione l'abbiamo già accertato a suo tempo. Ora sì, non riesco a cogliere la rilevanza di questa domanda ai fini del processo. Posso rispondere, Presidente? Prego. La risposta mi ricollega ad un intervento che già ho fatto. Noi vogliamo sapere le ragioni per le quali il programma di protezione non è stato rinnovato al signor Carnovale e vogliamo sapere se l'attuale condizione sia di quelle che siano riconducibili alla figura, comunque anche se attenuata, di collaboratore di giustizia. Questo vorremmo sapere. Siccome mi risulta, e lo stiamo facendo adesso, che è stata disposta una teleconferenza in relazione alla seconda ipotesi del 147 bis, per noi è importante sotto il profilo della valutazione delle dichiarazioni del Carnovale. Vogliamo sapere se dobbiamo considerarle come provenienti da un collaborante, sia pure attenuato dal punto di vista della protezione, ovvero no. La sostanza di collaborante non dipende dalla protezione. Che sia collaborante non è un problema diverso. Che sia protetto meno è un altro problema. Presidente, la collaborazione comunque, legata al programma speciale di comunque, protezione senza, o alle misure di prevenzione. Risponda a questa domanda, cioè il suo stato adesso giuridico com'è? Io vorrei saperlo più dell'avvocato, perché mi è stato revocato. Comunque io posso pensare due cose solo ci possono stare. Siccome io non ho un processo alla Banda della Magliana, credo che c'era anche, non so se c'era anche lei, avvocato. No, non c'ero io. Non ho risposto. E allora ho pensato a quello. Poi c'è un altro fatto, che c'è un mio nipote che è stato arrestato per cose sue, un ragazzo è stato arrestato e penso che ci sia, potrebbe essere un altro motivo, che ci sia stato un errore in quel senso, visto che mandano le comunicazioni. No, ma scusi, signor Carnovale, scusi, è il Presidente che parla. Non vuol sapere questo l'avvocato Dormina, né lo vogliamo sapere noi, cioè le ragioni. No, ma sappiamo che... Scusi. Sono contento che l'avvocato Dormina mi chiede questo, perché anch'io vorrei sapere la cosa. Abbiamo capito che lei non lo sa. C'è un provvedimento di coloro che dispongono o non dispongono le misure, lo vedremo. Non è questa la domanda che le ha fatto l'avvocato Tarmina. L'avvocato Tarmina voleva sapere, lei adesso in quale condizione giudica si trova? Cioè è tipo arresti domiciliari, sta facendo la detenzione in carcere? No, io sono libero, no, non c'è nessuna misura restrittiva. Ho capito. Senta, e come dal punto di vista delle condanne nei suoi confronti, lei ha sentenze passate in giudicato di condanna, no, appena detentiva? Cioè, come in giudicato? Definitiva. Per la Banda della Magliana? Di Cassazione? Prego? Cioè, che si è pronunciata anche la Cassazione? No, dico sentenze definitive. Per la Banda della Magliana lei è definitivo? Cioè, scusi, avvocato, che è definitivo nel senso che si è anche pronunciata la Cassazione? Beh, potrebbe essere definitivo anche... ho subito condanne... Cioè, dove non c'è più niente da fare, ecco. Dove la condanna ormai è quella che è, non può fare nessun ricorso, nessun appello. Si chiama definitiva, che poi sia intervenuta o meno la Cassazione.
Io ho subito delle condanne per la banda Magliana, mo, definitivo o meno. Tutto ricorso in appello ha fatto. Lei ha subito delle condanne, ha appellato, sì. Ha impugnato quelle condanne? No, non abbiamo impugnato. Vabbè, non lo no, so. No, signor Presidente. Non ha impugnato? No. Quindi è definitiva la sentenza? Non se ne può più parlare di quella sentenza lì? O sbaglio? Senta. Guarda, una cosa. Ora a questa domanda, se è possibile, rispondere l'avvocato. No, no, io voglio sapere se lei ha fatto, se lei è per qualche condanna che gli è stata applicata, se lei è nella condizione di dover eseguire una, di esecuzione di una pena, questo voglio sapere. Non le risulta. Non è in grado, no, di rispondere. No, non è in grado. Vabbè, abbiamo, scusa, ma io giuridicamente non è che ci capisco più di tanto. Il definitivo io intendo quando si è pronunciata anche la Cassazione, e allora è definitivo. Ma definitivo significa che se è stato condannato deve andare in prigione. Sì, sono stato questo condannato, è il ecco. Più processi, sì. È stato condannato. Sì. Senta una cosa, lei di quali omicidi si è dichiarato responsabile? Devo elencare tutti i nomi? Beh, insomma, se ce lo dice. No, se io non... Sì, a me interesserebbe sapere, sì. L'omicidio Loria, l'omicidio Selis, l'omicidio De Angelis, poi l'omicidio Magliolo. Senta, per Loria è stato assolto lei però, o sbaglio? Sì, in primo grado, ma dopo sì, sono stato assolto dalla Cassazione, è vero. Con però sentenza... io gli ho detto che nei verbali ho detto com'era la cosa, che ero stato io. Ho capito. Senta una cosa, dell'omicidio Caruso lei è imputato, no, non c'entra in qualche assolutamente processo? Niente, sono stato condannato, avvocato. Come? Non ho capito. Io sono del tutto estraneo all'omicidio Caruso, ma sono stato ugualmente condannato. Io l'ho ribadito più volte che non c'entro niente, ma insomma, non lo so, forse ma... faceva più comodo la versione d'Abbadino. Quindi per riassumere, lei ha ucciso Magliolo, Loria, De Angelis, Selis e chi altro? Van Nicola e Belli Giuseppe. Belli Giuseppe e De Pedis, sì, poi Pedis, no? Dica. E De Pedis. E De Pedis, sì. E De Pedis. Ce ne sono altri? No, che no. Ecco, senta una cosa. Chi diceva che l'accusa dell'omicidio Caruso, chi l'accusa? Ma accusava Abbadino, Sicilia, tutti i pentiti, ma io mi sono dichiarato fino all'ultimo innocente, perché effettivamente non ho partecipato a quell'omicidio. E Abbadino che cosa dice a questo? Lei sa come... dice che io ero con lui e... niente, che ero partecipi a questo omicidio, ma io stavo rinchiuso in una clinica quando è successo questo omicidio. Caruso, Abbadino invece dice che lei stava sul posto dell'omicidio. Sì, dice che suppone io... la difesa, Presidente, questo è il processo Pecorelli, non è il rinnovamento... Per favore, risponda alle domande dell'avvocato Tarmina, prego. Della ecco, dico, se può dire... lei sa che Abbadino dice che lei era presente sul posto dell'omicidio? Chi l'ha commesso? Certo. Lei sa chi ha commesso l'omicidio? Si oppone, Presidente, alla reiterazione di queste domande relative al procedimento della banda della Magliana. Avvocato Sciamanna, sono state fatte domande su altri episodi delittuosi che non riguardano solamente Pecorelli, le ha fatte il Pubblico Ministero, quindi le può fare anche la difesa. Infatti ha risposto. Siccome si sta cercando di rifare... Avvocato, faccia rispondere il signor Carnovale. Sì, so che era una cosa di, diciamo, nostra. Suo cognato partecipò a questo omicidio? Sì, partecipò. Quindi lei sapeva comunque che si sarebbe verificato questo omicidio o no? No, non lo sapevo. No. L'ha saputo dopo? L'ha saputo dopo? Sì, l'ho saputo dopo. Senta, dell'omicidio di Ferdinando Proietti lei è stato imputato? No.
non ricorda, ricorda con precisione di non essere stato mai imputato di questo omicidio? Il Proietti? Ferdinando Proietti. Io mai per i Proietti sono stato imputato, non mi risulta. Se sono stato indiziato non lo so, ma mai ho fatto un processo per... Lei sa che nei confronti suoi invece pende un procedimento penale per l'omicidio di Ferdinando Proietti in esito allo stralcio pronunciato dal dottor Lupacchini contestualmente al rinvio a giudizio per la banda della Magliana, processo che si è celebrato a Roma? No, non lo sapevo questo. Non lo sa. Questo qui è nuovo per me. Ho capito. Proietti non sono stato mai imputato. Senta, Carnovale, lei ha detto che una ulteriore ragione di contrasto tra di voi fu determinata dal fatto che di alcuni fatti delittuosi voi non eravate stati portati a conoscenza, e ha ricordato l'episodio dell'omicidio di Balducci e l'attentato a Rosone, rispondendo alle domande del pubblico ministero. Si ricorda? Sì, sì. Ecco. Ma c'era una diciamo così, una regola vostra interna per la quale bisognava sempre informare delle azioni, diciamo così, più importanti o comunque le più rilevanti e che comunque avrebbero potuto coinvolgere diciamo così l'intero gruppo, oppure erano delle decisioni che qualcuno poteva prendere per conto suo e senza comunicarle a tutti coloro che erano i più importanti esponenti del gruppo? Ma generalmente se io facevo un reato, insomma, io informavo i miei, come si può dire, compagni, diciamo. Cioè difficilmente non si sapeva una cosa che succedeva nel gruppo. Lei, lei nel... C'è cioè, da dire che la cosa è divisa in due, con i testaccini e noi. Ma i contrasti nascono anche dal fatto dei guadagni, del gioco, come si dice, il videopoker, il toto nero e tutto il resto. Senta, lei nel verbale di dichiarazioni... Chiedo scusa, ho interrotto forte. Stava dicendo qualche altra cosa, Carnovale? Dicevo questo, degli aiuti ai detenuti, un insieme di cose che insomma hanno portato a, diciamo, a questa scissione, questa, non so come... Senta, lei nel verbale del 27 agosto del 93, a proposito di questa regola di comunicazione dei fatti più importanti a tutti i rappresentanti dei gruppi, dice che le vicende delle quali eravate state tenute all'oscuro rappresentarono momenti di... Scusi, avvocato. Eravate state tenuti all'oscuro, sì. All'oscuro, avevano rappresentato momenti di gravissimo rischio per l'associazione, ed erano quelle relative appunto all'omicidio Balducci e all'attentato a Rosone. In che senso si verificò questa situazione che lei qualifica di rischio e che cosa faceste per superare questa situazione? No, guardi, no, no di rischio. Lì nasceva il fatto che, per esempio, gli omicidi di come posso dire, di gente come noi per strada e tutto quanto, si veniva coinvolti e tutto. Negli omicidi dove di conseguenza portavano degli agganci, diciamo, degli agganci, sì, insomma, al di fuori dell'ambiente, i testaccini li tenevano un po' per sé, per loro, insomma, queste okay. cose, non informavano. Ecco, ma dico, quando voi vi accorgeste che era stato fatto l'attentato a Rosone e che era stato fatto l'omicidio a Balducci, che avete fatto? Lei in particolare che iniziative ha preso? Perché insomma era un... Si è solo parlato che
non è che abbiamo fatto niente, avvocato, uno ci rimane male, poi ma noi più volte volevamo ammazzare tutti i testaccini, questa è la realtà. I motivi sono molteplici, ho detto così, insomma. Più di una volta si è parlato, ma se lei io devo entrare nei particolari perché non neanche li ricordo, perché sono stati più volte, una volta per i soldi dei carcerati, una volta perché tenevano il gioco nero, una volta, insomma, sono molteplici. E poi c'era un'antipatia particolare per De Pedis che tutti quanti gli avevamo. Soprattutto De Pedis? Sì, per De Pedis più di tutti. Chi aveva antipatia per De Pedis? Ma guardi, Toscano, io, ma no, antipatia, era una persona che gli piaceva, non posso dire, fa sempre, scusi, se, la prima donna, ma voglio dire, sempre stare in mostra, cioè c'era un'antipatia perché c'aveva un carattere da noi ritenuto. Certo, però insomma un'antipatia che si era tradotta più volte nella volontà vostra di uccidere De Pedis. No? L'ha detto lei un attimo fa. Allora, le chiedo, chi è che nutriva questa antipatia e chi tra voi pensava che per questa antipatia dovesse essere ucciso De Pedis? Un po' da parte di tutti, mia, di Toscana, di Abbatino, la figlia, un po' di tutti. Mancini? Mancini c'aveva un rapporto già a lui... c'era un rapporto particolare con i testaccini, era l'unico che ci stava un po' meglio di tutti noi, c'è stato sempre perché era legato di più a Danilo e queste cose qui. Qualche volta ha partecipato a qualche riunione, Mancini, nella quale avete parlato della volontà di uccidere De Pedis, lui si è opposto? Sì, è vero. Sì, è successo, sì. Mi riferisco a De Pedis, non a Bruciati, eh? Ah, al De Pedis? Sì. Ma guarda, quando lì si parlava, si è parlato quasi, perché se si toccava una persona, conseguentemente dovevi toccare gli altri, perché o non dovevi far sapere che era stato fatto da noi. Per cui quando si parlava, se c'era occasione, da farli tutti insieme. Siamo stati più volte a vedere dove poterli fare, in una bisca dove loro andavano e... Cioè vuol dire che non era opportuno uccidere soltanto De Pedis se non si fosse ucciso anche a Bruciati o qualcun altro? Sarebbe stato meglio, per non avere ritorsioni o cose del genere, si è sempre pensato che se è possibile farli tutti insieme. Ucciderli tutti insieme. Senta, lei dell'omicidio Pecorelli, la prima volta che ne parla, nei termini in cui ha già riferito... anche rispondendo alle domande del pubblico ministero, è la volta in cui si discute dell'evasione? Quando io parlo dell'omicidio Pecorelli? Sì. Ma quando ne vengo a conoscenza o quando ne parlo alle autorità? No, penso che i giornali li leggesse anche lei, quindi che l'omicidio Pecorelli si fosse verificato, credo che l'avrà saputo anche lei dai giornali, quantomeno, no? Ecco, ma che l'omicidio Pecorelli dovesse essere ricondotto a voi o, secondo quello che lei dice, a Carminati ad Angiolino il siciliano? Del coinvolgimento, diciamo nostro, di Testaccini all'omicidio Pecorelli l'ho saputo, l'ho saputo lì durante il processo Lucioli. Perché io avevo fatto tantissima latitanza, a differenza di loro che erano tutti detenuti, io ero rimasto per ultimo latitante, io De Pedis e Fittirilli, gli ultimi siamo stati, quindi, arrestati, ma io ultimo di tutti. Quindi fino a quel momento? Il fatto Pecorelli, io lo vengo a sapere durante il processo Lucioli, non prima. Ho capito, sempre attraverso Toscano. Sì, Toscano, e una parola toscana, una parola non è che è solo toscano, sì, okay. Il più delle cose l'ho discusa con Toscano. Ok. Senta una cosa, lei se può fare cortesemente un momento mente locale sui suoi periodi di detenzione,
dopo il 1978, si ricorda lei o non è in grado di potersi di ricordarsi? Che cosa? I periodi in cui è stato in carcere dal 78 in poi. Sono stato dal 78 in poi. Ma i periodi di maggiore per questi fatti della Magliana. Mm. Dal 78 in poi fino a quando? Ma credo quando hanno fatto i primi ordini di cattura per Lucioli, l'ho detto, io sono stato quasi sempre latitante. Diciamo qualche mese prima del processo io ero tornato a Roma perché mi avevano mandato a dire che Sicilia si stava pentendo e da venirlo ero venuto per ammazzare Sicilia. Ho capito. E dopo un mese mi hanno arrestato. Nel 78 fatto, questo? Scusi? In che anno questo, scusi? In che anno lei è venuto a Roma per ammazzare Sicilia? Guardi, credo era allora mi deve scusare, ma io con le date non ce sto proprio. Credo che era l'80, 79, non lo so, io direi una cosa errata, non lo so veramente. Gli anni. Comunque, quando io risulta dappertutto, quando io sono stato arrestato in un residence, lì è finita la mia latitanza che durava da qualche anno, ero tornato dall'estero esclusivamente per Sicilia. Poi, mentre dovevo ripartire qualche giorno prima, mi hanno arrestato. Insomma. Senta, lei si ricorda un particolare di essere, nel 1978, verso la fine, di essere uscito dal carcere il giorno in cui c'entrò Toscano? Sì, certo. Per l'omicidio, per il sequestro? Credo che era quel giorno stesso, sì. Per il sequestro Giansanti? Sì. Si ricorda? Si ricorda questo particolare? Cioè, che io sono uscito dal carcere e quei giorni fu arrestato Toscano, lo ricordo, sì. Ricorda quanto tempo stette in carcere Toscano? A partire da quel giorno? Poco tempo, no, non molto. Chi era Van Nicola per lei? Scusi? Van Nicola chi era per lei? Era parente suo? Era parente suo? Van Nicola? No, Van Nicola io l'ho ammazzato. Non era parente suo? Ma Van Nicola parente mio, no, avvocato. No. Senta una cosa. Oltre a lei, chi è che ha ucciso De Pedis? Lo ha già detto, ma mi serve per farle una domanda ed una contestazione. Oltre a lei, chi è che ha ucciso De Pedis? Io ero con Colafigli, con un ragazzo di destra, tale Antonietto... Dinzillo. Come si chiama il cognome? No, vabbè, adesso... Vabbè. Dinzillo. E poi c'erano due ragazzi di Massa Carrara... C'era Torsello che poi ci hanno fatto un attentato e l'hanno ammazzato. Senta, io le voglio ricordare che nel corso dell'interrogatorio che lei rese il 27 agosto, quello nel quale per la prima volta parla del senatore Vitalone, discutendo, e quindi era già in piena collaborazione perché da quel verbale risulta che lei rende quelle dichiarazioni in località non indicata. Come persone che avrebbero ucciso De Pedis indica Gaetano Sideri, Enrico Nicoletti, Ettore Maragnoli, che Nicoletti è andato a ammazzare una persona e con la figlia. È errato il giorno. Sì, ha ragione. Mai ragione. Sì, infatti non è il verbale del 27 agosto, mi sono... è il verbale di dichiarazioni rese dopo il 27 agosto al dottor De Gasperi. No, nell'interrogatorio del 27/8/93. No, non è 27/8/93, sa? Potremmo sì. Chiedere la cortesia dell'avvocato. Precisiamolo, perché tanto è una contestazione, quindi una lo dobbiamo acquisire poi. Allora, di che verbale parla, avvocato Tarmino? Il verbale di dichiarazioni rese
al dottor De Gasperis in data che dovrebbe essere quella del 15 ottobre. Vabbè. Successivo al 27 agosto, questa è la cosa importante. Si ricorda lei di aver accusato di questo omicidio Gaetano Sideri? Sì, mi ricordo, avvocato. Ecco, e come spiega questa accusa falsa? L'ho detto, a parte con la figli, perché con la figli poi lo avrebbe ridetto. Però qui... No, con la figli l'ho detto dall'inizio, avvocato. Esatto, a parte con la figli, lei accusa dell'omicidio De Pedis Sideri, Nicoletti e Maragnoli, cioè tre accuse false. Sì, sì, è vero, ma... E perché l'ha fatto? Perché su Antonietto, lì di Inzillo, non volevo metterlo in mezzo perché c'era il fatto che c'era mia madre che era ancora, non ha voluto mai la protezione. E siccome conoscendo il D'Inzillo, una persona alquanto incosciente, cioè non guarda se c'è, quando te hanno ammazzato una persona, non guarda se ci stanno donne grosse, bambini e cose varie. Allora mi sono preoccupato di questo e ho pensato di coinvolgere un'altra persona, è vero questo. Poi, sì. Che... Senta, ma lei aveva paura di queste persone? Eh? Aveva paura di queste persone? Per aver fatto i loro nomi? Di D'Inzillo, no, di altre persone. Cioè di Nicoletti, di Maragnoli e di Sideri? Non aveva paura che le potessero fare qualche ritorsione per avere fatto i loro nomi calunniandoli praticamente? Io ho pensato solo che D'Inzillo poteva essere una persona che, siccome ci stanno dei precedenti, che poteva andare a ammazzare, anche io ho ammazzato le persone, per cui non è che sto dicendo che io sono meglio di lui, questo, siccome quando D'Inzillo... Insomma, avevo paura di D'Inzillo perché poteva, avevo pensato che poteva uccidere qualche mio familiare. E le altre persone avevo cercato di, non volevo coinvolgere chi effettivamente ho detto dopo perché praticamente ci stavano a fare un favore a me e a quella figli chi si è prestato per questo omicidio e insomma non volevo coinvolgere. Comunque vi faccio presente che dopo sono stato io da solo non è che se ne sono accorti o qualcosa, sono stato io dopo qualche giorno a rimodificare i verbali e dire le cose come stavano. Dunque, lei in effetti nel verbale di dichiarazioni rese il 15 ottobre del 93 fa il nome degli autori dell'omicidio in Gozzani e Del Santo, sì, dicendo che si erano trovati casualmente a Roma. Quindi ancora una volta qui D'Inzillo non c'è, però. No, D'Inzillo l'ho messo ultimo, gliel'ho detto perché. Senta, ma appunto il 15 ottobre successivo era una data rispetto alla quale quelle preoccupazioni, che tra l'altro anche qui ha ricordato lei rispondendo alle domande del pubblico ministero per la sua incolumità personale, non tanto forse la sua quanto quella dei suoi certo, parenti, suo fratello anche faceva parte dell'organizzazione criminale di cui faceva parte lei? No, mio fratello, quello a cui è stata attentata la persona, no. Ecco, un altro invece? Sì, un altro che è morto. Ecco, dico, il 15 ottobre comunque, quelle ritorsioni di cui lei ha parlato si potevano verificare, o no? Senta, io oltre tutti i motivi stavo pure in uno stato d'animo perché io ho fatto questo fatto di collaborare, ma a tutt'oggi gli devo dire, anche se vado avanti e tutto quanto, no, non sono soddisfatto perché mi rendo conto che ho fatto una schifezza, mi rendo conto che mi sento squallido delle volte, però ormai non posso fare altrimenti che andare avanti. L'importante è che lei dica la verità, no? Qui lo squallore scompare di fronte alla verità. Non c'è problema. Deve sentirsi squallido. Va bene, allora. Allora io però dico appunto... Allora mi dovrebbe essere scomparso. Allora le dico che poi, appunto, come lei ricordava poc'anzi, in corte d'assise indica e le domando: sono finalmente questi i veri responsabili dell'omicidio? Sì. Suo fratello Giuseppe? Sì.
Del Santo. Sì. Gozzani. Sì. Angelotti. Sì. Manconi, Colafigli e Dinzillo. Sì. Deve dire altro? Così. Scusi, avvocato. Deve dire altro? C'è qualcun altro che ha partecipato a questo omicidio? Di De Pedis? C'era Luciano Moccia, ma io l'ho detto che l'ho visto solo un attimo e non so se era partecipe, se era consapevole di quello che andavamo a fare, perché accompagnò Dinzillo e con la figlia all'appuntamento che poi dove abbiamo a casa di Corsello, insomma. Così. Senta, lei ricorda quale arma fu utilizzata per uccidere De Pedis? Guardi, quando abbiamo preso le armi dal Borzone, mi ricordo che chi ha sparato aveva un'automatica e un tamburo, non so con precisione quella che è stata utilizzata. Io ricordo che poi presi io l'arma che aveva, credo, sparato, perché ne aveva prese due, e la buttai, era un'automatica, ma... Se aveva sparato quella, aveva sparato quella a tamburo, non lo so io, avvocato. Ricorda però di aver detto che l'arma che aveva sparato adesso sta precisando la situazione e noi ne prendiamo atto. Però lei ricorda che lei ha fatto riferimento alla arma automatica, non all'arma alla calibro 38. Secondo me era un'automatica, perché gli ho detto, se questa è un'opposizione, se questa è una contestazione, ci opponiamo, perché Carnovale ha sempre detto di non essere stato presente al momento dello sparo, quindi vorrei che si tenesse conto di questo. Presidente, chiedo scusa. Comunque se è una contestazione. Devo rispondere allo scusate, scusate, no, no, comunque è una precisazione sul fatto di quest'arma. E lui no, ha però precisato vorrei che la, dato che mi sembra che si configurasse come una contestazione, doveva. No, no, io. No, no, non per. Lui ha detto che l'ha presa dopo. Non sapeva quale arma avesse sparato, questo l'ha detto adesso. Presidente, poi è pacifico. No, però che l'ha detto adesso sì, ma che l'ha detto anche prima. Ah, beh, questo non lo so se l'ha detto. Che non era presente, no, questo volevo fare. L'ho sempre detto questo io. Non l'ho fatto, non l'ho fatto una. Va bene, va bene. Non ho fatto alcuna contestazione, ho soltanto ricordato, ho chiesto di ricordare al signor Carnovale se menzionasse di aver indicato all'autorità giudiziaria come arma utilizzata per l'omicidio un'arma automatica. Oggi prendiamo atto che si tratta, secondo le risultanze di generica, che si trattava di una calibro 38 e prendiamo atto che il Carnevale ha precisato. Senta, lei ha detto che raramente oppure sporadicamente si ha fatto uso di sostanze stupefacenti. Sì, io dei periodi ho fumato eroina, sì. Lei sa di avere dichiarato in data 28 aprile 93 al dottor Lupacchini di essere dedito all'eroina dall'età di 16 anni? Sì, infatti io da tanti anni, ma non è che sono stato dei periodi proprio che ce n'avevo bisogno. Io no, la potevo prendere una volta a settimana, dei periodi l'ho anche presa tutti i giorni, ma voglio dire, il più delle volte io l'ho presa sporadicamente. Come? Comunque, avvocato, se questo qua io mi interessava, lì tutti facevamo uso di sostanze stupefacenti. Sì, sì, no, io insomma ribadisco, qui c'è scritto: è mia abitudine viaggiare molto, anche per cercare di uscire dalla tossicodipendenza. Sì, è vero. Sono dedito all'eroina dall'età di 16 anni e ricorda anche un viaggio in Olanda per comprare una particolare qualità di metadone che in Italia non riusciva sì, a trovare. Pasticca, sì, è vero. Ricorda questo fatto? Sì, sì, certo. Su questo punto è contestazione? Su questo punto produciamo contestazione. Questo verbale, allora sì. Qual è? È il verbale 28492. Presidente, se non erro mi sembra che la prassi del collegio finora è stata che quando veniva confermato il contenuto del verbale contestato non venisse prodotto, mi pare. Io ripeto, io, non ho scusate, particolari obiezioni, Presidente, sì, non, ho capito, non è per noi una ho capito contestazione perché di... mi sembra che le domande del pubblico ministero lui abbia detto che la fumava in modo sporadico. Al giudice che lo interrogava, da come
ha letto l'avvocato Taormina sembrerebbe fosse un assuntore normale. Poi ha precisato qui adesso, quindi forse mi sembrava che ci fosse una contestazione, in effetti. C'è una contestazione, appunto, Presidente. C'è un'affermazione. Vittorio non era collaboratore di giustizia, quindi aveva tutto l'interesse a dover fare certe cose, a dover dire certe cose. Chi è che parla? Ah, l'avvocato, scusate. Sì, ma... Io conosco ormai le vostre voci. Prego. Va bene. Questi, come al solito, poi sia quelli del pubblico ministero sia quelli della difesa, alla fine dell'udienza dovete essere così gentili da metterli subito a disposizione, perché sennò arriveremo in fondo e non li ritroveremo mai più. Prego. Senta, lei ha abitato ad Acilia? Sì. In che anni? 79-80, così. 79-80. Lei mi deve scusare se con le date io non mi ricordo. Tante cose, io le date proprio non me le ricordo. Comunque gli anni sono quelli, io parlo in generale, che tante volte cerchi da, insomma, essere comprensivo. Io le date proprio no. Comunque ho abitato a Ciglia in quell'anno, poi ho cambiato e sono andato a abitare a Casal Palocco. Ecco, senta, lei ricorda quali abitazioni ha avuto in Acilia? Quali abitazioni? Quali case? Quali case? Certo, ho avuto una casa a Acilia. Una sola? Sì, poi da lì mi sono spostato e ho comprato una villa a Casal Palocco. Senta, a via Ponte Ladrone lei ha abitato? No, ci abitava mia sorella. E a Casaletto di Giano chi ci ha abitato, lei? Io, sì. In che anno ci ha abitato, se lo ricorda? Guardi, credo 82-83, ci sono stato un po' di anni. 82-83, da quando? Guarda, non deve prendere per buona le date, io gli dico, credo 82-85, non lo so, avvocato, quello che gli direi una stupidaggine con gli anni. Senta, e le case di via Marocchetti e di via Epaminonda, lei le ha avute a disposizione? Ah, era di mio fratello. Quale? Via Epaminonda? Quello che è morto. No, dico, quale abitazione? Quella di via Epaminonda era a disposizione di suo fratello? Ma via Epaminonda parla sempre da Ciglia? Sì, Ciglia, Ciglia. Guardi, via Epaminonda non lo so... mio fratello è via quell'altra via che ha detto prima, mi sembra che abitava. Via Carlo Marocchetti? No, via Carlo Marocchetti è a Talenti, non mi sembra che sia a Ciglia. Senta, quindi allora lei di abitazione ad Acilia ne ha avuta soltanto una, quella di Casaletto di Giano? Ad Acilia, proprio a Ciglia, sì. Una sola ne ha avuta, a Casaletto di Giano. Non si ricorda quanti anni c'è stato in questa casa? No, Casaletto Giano era un'altra, avvocato. Acilia è una cosa, Casaletto Giano è un'altra, è una zona del tutto diversa. E allora qual è Acilia? Via di Ponte Ladrone? Casaletto Giano è mia madre, io abitavo dietro Casal Palocco e c'avevo una villa. E prima di questa villa c'avevo un appartamento in Acilia, li chiamavano le case del Papa, non lo so, insomma. E dove stava? Le abitazioni di proprietà mia sono queste. Sì, ma dove stava in questa casa? Qual era? Dove stava questa casa? Non lo possiamo sapere. Come non lo può sapere? Glielo ho detto. In Acilia. Ho capito, ma c'è una via o è senza via, senza numero, non so. Una via. Le case del Papa venivano chiamate, avvocato. Io non muovo. Sotto a... non lo so la via, avvocato, non la so. Quindi lei a via Epaminonda non ha mai abitato? Ma via Epaminonda mi sembra che era casa dove c'aveva una villa mia madre, c'aveva una casa, insomma, mia madre. Quindi non ci ha mai abitato lei? Avvocato, era casa di mia madre. Dico, ci sarà andato, ma non ci ha abitato. Sicuramente ci sono andato, se è quella la via. Ma è Acilia via Epaminonda? Ma mi sembra, non lo so, avvocato.
avvocato, non lo so. Sa, lei capisce che a noi le case di Acilia ci interessano molto. Ma certo, ma io gli sto di, io ho abitato in Acilia, le case del Papa, si chiamavano, non lo so, avevo comprato un appartamento là. Dopo, gli dico, quando dopo ho cambiato da lì, nell'80 che è nato mio figlio, ho comprato una villa dietro Casal Palocco, Canale della Lingua si chiama. Via Paminonda, io l'ho sentita mille volte, ma se gli devo dire, se era casa di mia sorella, perché in Acilia ci abitava, si era trasferita tutta la famiglia mia, mia madre è una casa, mia sorella un'altra, mio fratello un'altra, per cui mi dice via che sicuramente ci sono stato, saranno di un familiare, ma se gli devo dire se era la via dove stava mia madre, stava mio fratello o mia sorella, non glielo so dire. Sua madre è Carnovale Marianna? La mia, quella è mia sorella. Sua sorella? A Casaletto di Giano, chi, perché, sua madre è Monterosso Maria? È mia madre, sì. Monterosso Maria? Quindi a Casaletto sì, di Giano? Monterosso sua, Maria. E sua madre non abita a Via Paminonda, ma abita a Casaletto di Giano? Casaletto Giano, certo. Allora no a Via Paminonda. Allora Via Paminonda che no, cos'è? Non ho mai detto che... Avvocato Tormina, scusi, se no perdiamo il conto anche noi. Io ho capito, e così ce lo facciamo spiegare a me, che lui ad Acilia ha avuto una sola casa. Ha abitato in una sola casa. Ha detto vorremmo le case del è, Papa. Presidente. E poi dice che ad Acilia non ha avuto altre case. Lui sarà andato in altre abitazioni, le avrà frequentate, ma non era la propria casa. Questo è vero oppure ho capito male io? Esatto, ha capito benissimo. Presidente. Senta una cosa, vabbè, quindi non riusci, la via non se la ricorda, di quelle che le abbiamo indicato lei non è in grado di dire se una di quelle è la strada dove stava la casa sua di abitazione. Guardi, se lei mi dice a che cosa vuole ricollegare questa cosa e mi dice il fatto, io gli posso dire qual è la casa. No, io intanto voglio sapere della casa, vorrei capire qual è la casa dove lei abitava. Io ti ho detto, abitavo alle case del Papa e poi ho comprato una villa nel 1980, 81 al massimo, era nato mio figlio e ho voluto andarmene da quella zona. Ecco, poi in via Paminonda, credo il Casaletto Giano, poi sia pure via Paminonda, ma mi potrei sbagliare. Senta, lei si ricorda di ci abitava mia madre, in un'altra casa a via Ponte Latoni c'aveva un'altra villa mia sorella. E mio fratello abitava, neanche sulla via io dove abitava mio fratello, comunque sotto al villaggio Giuliani in Acilia. Senta, lei ricorda di aver ospitato in una casa di Acilia o nella sua casa di Acilia Mancini in epoca in cui era latitante? Dormiva da me. Dove? Alle case del Papa, quando era ricercato. Va bene. Sarà questo il problema. Senta, lei ha già detto del contrasto tra Toscano e De Pedis. Sì. Rispondendo in un interrogatorio, dovremmo trovare in un interrogatorio, lei parla di due anime che stavano dentro alla banda. Adesso le trovo il punto preciso. Ecco, le chiedo. Questo contrasto fra Toscano da una parte e De Pedis dall'altra era un contrasto che portava, con riferimento a ciascuno di questi due personaggi, De Pedis e Toscano, che portava ad una più ampia a un più ampio conflitto fra all'interno dell'organizzazione, oppure era un fatto personale tra Toscano e De Pedis? Mi spiego, avvocato. Quando lì c'era un problema che si arrivava all'eliminazione di una persona, la cosa coinvolgeva tutti automaticamente, per cui il contrasto con De Pedis personalmente l'ho avuto l'ultimo, diciamo, Toscano e con la figlia, ma coinvolgeva tutti in quanto eravamo nello stesso gruppo. Quindi era proprio una contrapposizione interna al gruppo allora? Era una contrapposizione interna al gruppo che non riguardava soltanto De Pedis e Toscano. Certo, certo. C'erano delle ragioni specifiche perché Toscano dovesse temere di poter essere ucciso da De Pedis
Mi riferisco anche a quella che lui pensava che potesse essere una trappola a proposito dell'evasione. C'erano ragioni specifiche o si riconducevano a questi motivi di più ampia portata? C'erano ragioni che ho spiegato, e in più c'era il fatto che il carcere di Re Bibbia, credo, mi sembra Re Bibbia, c'era stata una discussione molto accesa, sì, dove ci si era promesso sia da una parte che dall'altra, e una volta fuori ci si sarebbe ammazzati, insomma, la dico così, ma insomma la cosa era questa. Però dico, nella vicenda dell'evasione, Toscano forse era la volta in cui avrebbe dovuto avere meno preoccupazione, perché come lei ha riferito, parlando tra voi, sapevate, era vostra opinione che l'evasione costituiva un favore che veniva fatto attraverso De Pedis ad uno di voi. Quindi non doveva temere Toscano, lo avete considerato questo fatto? Presidente, che c'è opposizione, si chiede un commento su una valutazione. Faccia la domanda sulla circostanza, sennò ecco, ovviamente dico, avete, diventa una valutazione. Ecco, di fronte alle obiezioni che poneva Toscano, relativamente ai pericoli che si prospettava una volta che avesse aderito alla proposta di De Pedis di evadere dall'aula Occorsio. Ecco, questa considerazione, che comunque si trattava di un favore, che quindi non doveva nulla, non doveva temere nulla, è stata fatta, l'ha fatta lei. Come si fa a non temere nulla da una persona che ci sta in guerra? Cioè, voglio dire, il timore c'era, e come? Perché la cosa di De Pedis era di ammazzare lui e magari altri, come da parte nostra era intenzione di ammazzare De Pedis. Come dopo è successo tutto questo? Perché una volta che Toscano è uscito dal carcere è stato ammazzato, e noi di conseguenza abbiamo ammazzato De Pedis. Ecco, dico, scusi, il timore c'era, perché non è mai scorso buon sangue tra noi. Come, cioè, posso dire? Qualcuno ha espresso, ha dichiarato in quella, in quel contesto lì nel tribunale, eccetera, qualcuno di voi ha dichiarato che quel favore poteva essere una trappola, nel senso che non era un favore? Certo, l'abbiamo, certo. Avete considerato che poteva essere una scusa accampata da De Pedis? Abbiamo considerato che De Pedis, se avrebbe avuto l'occasione, avrebbe ammazzato Toscano per primo. Io gli dico che un'opinione mia, da come ho vissuto la cosa dopo, secondo me non c'era questa intenzione, almeno lì durante la fuga. Se poi chiaramente lui nutriva questa cosa, come posso dire, ma Toscano me, per come ho vissuto io la cosa, se anche fosse evaso Toscano, non sarebbe non sarebbe stato ucciso lì quel giorno. Ma comunque questa è solo un'opinione mia, che lascia il tempo che trova. Senta, ma Toscano disse in quell'occasione che non era intenzionato ad accettare la proposta perché quella poteva essere una cosa falsa, quella che diceva De Pedis. No, questo lo valutammo tutti insieme, tutti noi, io, Toscano, Mancini, con la figlia, insomma quelli di parte. Valutammo questa cosa tutte le cose che pensammo, ci fu anche il fatto non secondario che De Pedis, una volta che Toscano, una volta in mano a qualcuno, poteva essere ucciso. De Pedis, Toscano. Io quando ho fatto la fuga c'avevo queste paure, avvocato, perché cioè tutta l'agitazione di come è andata, diciamo, la fuga e tutto quanto, c'avevo tutti quegli anni. In più stavo col pensiero che prendevo, forse mi sparavano in testa, chiaramente sto timore c'era, ma ecco, tutto qui, insomma. Senta, ma questo contrasto fra, per cui, come lei ha detto più volte, avevate pensato di uccidere tutti i testaccini, come li chiama lei, a che epoca risaliva?
80, 70, ma sempre se ne è parlato, avvocato. Più volte se ne è parlato di dover ammazzare i testaccini, più volte. Anche prima del 79. Poi non gli sarei di che, 80, poi si è ridetto nell'82, poi si è detto sempre. E negli anni 70 si è detto, in fine anni 70 si è detto. Sì, avvocato, si è detto più volte, adesso io non so di l'anno, il mese, il giorno, scusi, ma proprio no. Si è detto più volte, insomma. Era, ecco, tutto qui. Sento una cosa, lei, mi serve il bel 7 aprile, per favore, pagina 19. Dunque, senta, lei ricorda di un omicidio in danno di un siciliano? Ma scusi, mi può ripetere la domanda, per favore? Di un omicidio in danno di un siciliano? Intanto? In danno. Ah, in danno contro. Sì. Ricordo, non so se parla dell'omicidio Balducci o se parla dell'omicidio di un siciliano che ci riforniva. Ecco, io vorrei sapere, ecco, lei si ricorda di aver parlato di questo siciliano. È Balducci questo siciliano a quale si riferisce lei? Oppure è qualcun altro? No, quelle sono due cose a urso proprio, diverse proprio. Cioè, il siciliano che ci riforniva, anche chi ci aveva fatto conoscere questo siciliano, era tutt'altra persona, uno che si chiama Luccichino, non so se ha mai sentito. Si chiama? Com'è? Si chiama? Luccichino ci aveva portato a questo siciliano, questi siciliani, dove noi per un periodo ci siamo riforniti dello stupefacente. E a quando in che epoca siamo, scusi Carnevale? In che epoca siamo? 82, 83. Lei quindi dopo Balducci, dopo l'omicidio Balducci. Delle date, ma io... No, io le chiedo, prima o dopo l'omicidio Balducci? Dopo, credo dopo. Dopo l'omicidio Balducci. Mi sembra sì o stesso periodo, comunque mi sembra dopo. Qui nel verbale del 7 aprile lei fa riferimento al siciliano ammazzato. Scusi avvocato, 7 aprile di che anno? 7 aprile 94. 90 è l'unico verbale. Il verbale che ho fatto, no, il siciliano ammazzato. Le viene chiesto 78, 79, 80. Credo che era sicuramente prima del che Lucioli si pentisse, sì. Esatto? Sì, sì, mi sembra di sì, la data era quella, mi sembra. Allora non è dopo l'omicidio Balducci? Come? Allora non è dopo l'omicidio, dico bene, dopo l'omicidio Balducci. Stiamo a parlare di un'altra storia, sì. L'omicidio Balducci è un'altra cosa, questo omicidio è nato così. Questo siciliano che ci forniva di roba, una di stupefacente, una volta non c'era la quantità, mancava la quantità o la qualità era scarsa, non mi ricordo bene. Noi ci siamo lamentati con siciliani che mandavano questo siciliano e dopo qualche giorno abbiamo saputo che, non so se per soddisfazione a noi o perché questo aveva, oltre a noi, aveva truffato anche i compagni suoi siciliani, che era stato sotterrato. Ecco, questo è quanto. Senta, lei si ricorda quando, in che anno è stato ammazzato Balducci? L'anno, credo 79, non mi ricordo. L'anno. No, Balducci muore il 16 ottobre dell'81. 81? Dell'81. Vabbè. Ecco, questo omicidio
Ne avete parlato voi di questo omicidio, dell'omicidio Balducci, ne avete parlato? Già abbiamo detto prima che vi lamentaste perché aveva determinato, era stata una cosa... Io ho saputo bene di tutte queste storie, avvocato, perché ho saputo dopo, durante i processi, sì, già ci saranno state delle lamentele per questi siciliani e tutto quanto, ma io bene queste cose le ho saputo durante i processi e ho saputo che ad uccidere Balducci erano stati i Testaccini e su richiesta dei stessi siciliani che avevano fatto richiesta di ammazzare Pecorelli. Ma senta, ma ecco, dell'omicidio Balducci, oltre alle lamentele di cui lei ha detto, e cioè il fatto che non eravate stati avvertiti e questo ha suscitato le vostre rimostranze, determinò, si verificò qualche ulteriore iniziativa da parte vostra per reagire all'omicidio Balducci? All'omicidio Balducci non si seppe subito, dopo qualche tempo credo che anche gli altri, passò qualche mese, credo qualche anno, non lo so adesso, comunque sì, quando abbiamo saputo che era, cioè Balducci di per sé poteva pure non fregarci niente, avvocato, scusi sì, l'espressione, sì. Io non è che ho l'abilità sua nel parlare. Comunque, poteva anche non interessarci più di tanto l'omicidio Balducci, se non che era il fatto che ha dato fastidio dopo, era che era collegato all'omicidio Pecorelli. Balducci? In che senso? Nel senso che era stato richiesto dai stessi siciliani e l'avevano ammazzato i Testaccini. Era la stessa richiesta, per cui si è pensato che le cose siano, fossero state tutto... Mi pare che questa sia... Una volontà, come posso dire, una volontà. Dico, ma questa è la prima volta che lei fa questa dichiarazione, o sbaglio? Sì, di Balducci. Non l'ho mai letta, nessun verbale. Come? Non l'ho mai letta in nessun verbale. No, la richiesta, la richiesta di uccidere Balducci sarebbe venuta dai siciliani? Sì, sarebbe venuta dai siciliani. Insieme a quella di Pecorelli? No, insieme. No, Presidente. Uno dopo. Domando. Ho saputo dopo. Io sono in controesame, Presidente. Prego, no, scusi. Insieme. Ma sicuramente saranno state due cose diverse e i Testaccini andavano... Cioè, io so questo, ma... Sa, avvocato, io... se ne dicono tante di cose, va a capire se tutto quello che raccontano e che dicono è vero. Io glielo dico io per primo, che io ho pagato i reati per i sentiti di, per cui che non c'entravo, per cui io per primo gli dico che quello che sto a dire lascia il tempo che trova in tutto e per tutto, insomma. Senta, comunque voi eravate convinti che l'omicidio di Balducci fosse stato fatto, adesso lasciamo stare se su richiesta dei siciliani o altro, è un problema che non ci interessa in questa sede, ma era stato fatto dai Testaccini. Ecco. Lei ricorda se avete fatto una riunione a casa sua ad Acilia con qualcuno? Ci abbiamo passato tante serate Per parlare dell'omicidio Balducci. Come? No, per parlare dell'omicidio Balducci. No, assolutamente no, a casa mia no. E per discutere delle reazioni nei confronti di Balducci negli ultimi anni, durante i processi addirittura. Prego? Non ho capito, scusa. Io ho saputo dell'omicidio Balducci negli ultimi anni, avvocato, no? Per cui a casa mia si è parlato, lei mi chiede se ci sono state delle riunioni a casa mia, ci sono state più volte, ma non necessariamente per parlare di omicidio. Affari o che ne so, non necessariamente ricorda se non c'è senso a scopo delinquenziale. Ho capito, certo. Lei ricorda per caso, dopo l'omicidio Balducci che le ho detto è dell'ottobre 81, se si verificò, avvenne una riunione a casa sua ad Acilia con Abbatino, con la figlia e con Toscano, in cui riprendeste in considerazione la possibilità di eliminare i Testaccini? Sì, certo. Allora,
È successo più volte che si parlava dei testaccini e ogni tanto usciva fuori il fatto che bisognava ammazzarsi i testaccini. Comunque sì. Va bene. Senta. Quando discutevate della possibilità di uccidere De Pedis, voi siete passati anche ad una analisi della situazione per vedere se si poteva fare questo omicidio, oppure è stato sempre soltanto una cosa di chiacchiere? No, siamo anche stati più di una volta a vedere le strade per andare via da Testaccio. E dove abitava De Pedis? No, noi stavamo, abbiamo cercato De Pedis e Pernasetti in particolare, bazzicavano più del tempo quando non c'avevano da fare, stavano in una bisca a Testaccio. Mm. Comunque De Pedis abitava a Testaccio, è nato là. Comunque noi volevamo farli lì fuori in una bisca. Senta, comunque naturalmente quando avete pensato di passare all'esecuzione, quindi magari facendo questi accertamenti presso la bisca lì di Testaccio alla quale faceva riferimento lei, sapevate che De Pedis era libero? Era in libertà? Libero? Certo che era libero. Va bene. Che rapporti aveva lei con Celis? C'avevo buoni rapporti. Buoni. E gli ho detto, lì i rapporti, più delle volte, i rapporti se erano male per qualcuno, erano male per tutti, però Celis è stata una cosa particolare. Prima erano buoni, diciamo, e poi piano piano sono andati... Lei sa che dei rapporti di Celis con Cutolo? Sì, sapevo. Lei aveva rapporti con Cutolo? Mai parlato con Cutolo. Toscano le ha mai riferito di disposizioni che Celis aveva avuto da Cutolo? Di tipo criminale? Come disposizioni? Da far... Cioè ordini. Voti? Mm. Scusi avvocato, se me ne può ripetere, mi scusi. Dunque, dico, lei da parte di Toscano, attraverso Toscano, ha mai saputo di ordini che Cutolo aveva dato a Celis per compiere alcune operazioni criminali? Celis aveva frainteso l'amicizia con il fatto di sentirsi un capo, e anche questo è stato un motivo perché è stato ammazzato, perché non esiste una gerarchia a Roma, e voglio dire, non ci stanno capi, e Celis aveva frainteso questo con Cutolo, sin pensare che poteva far capo, ma ecco, questo è un altro motivo perché è stato ammazzato Celis. Senta, quindi lei non è a conoscenza di ordini dati a Celis da parte di Cutolo, perché ne potesse... Ma Cutolo no, io so che Celis aveva mandato dei rimproveri più di una volta, aveva mandato così, di come comportarsi, aveva scritto e tutto questo. Praticamente Celis aveva scambiato il fatto di essere aiutato al carcere, perché Celis è una persona che ha fatto sempre il carcere. Aveva scambiato il fatto di un'amicizia, di essere aiutato al carcere, un interessamento nella sua persona, con il fatto che fosse superiore, fosse un capo. Senta, non ha mai saputo di coinvolgimenti di Celis nell'omicidio Pecorelli? Assolutamente.
Forse il Presidente non si è sentita la risposta. Assolutamente no. No, assolutamente no. Assolutamente no, abbiamo capito. Certo. Assolutamente no. Senta, i rapporti di Abbruciati con Giuseppe Pucci quali erano? Che tipo di rapporti? Buoni? Faceva parte della, diciamo, della, del settore? Guardi, i rapporti con i Destaccini, Giuseppe Pucci più che con Abbruciati stava bene con De Petis, ecco, più che con Abbruciati. Poi, insomma, se c'erano buoni rapporti io non li so. Senta, lei ha conosciuto Nicoletti? Certo. Ricorda quando lo ha conosciuto? Certo, Nicoletti da anni, però negli ultimi tempi io l'ho frequentato. Da anni so che esiste Nicoletti come persona. Ma materialmente quando lo ha conosciuto, la prima volta che ci ha parlato, che gliel'hanno presentato, si ricorda quando è stato? Sì, prima di essere arrestato per mandato di cattura a Sicilia, adesso. Cioè? Anni, quando c'è stato l'arresto per la banda della Magnana. Quindi siamo nel 1990, o sbaglio? Sì, 93. Anni. Solo adesso conosce, solo in questa data conosce Nicoletti. Sì, sì. Senta, lei è stato mai a conoscenza di interessamenti di Nicoletti a favore di Mancini per, in relazione a alcuni benefici penitenziari di carcere? Senta, ma questo qui lo faceva con me Nicoletti, che ero io che seguivo un periodo negli ultimi tempi e Nicoletti si era prestato per... Gli avevo chiesto io questa cosa, per Mancini e per Colafigli, uguale, gli avevo chiesto degli aiuti a livello giudiziario. Che gli aveva chiesto? Che gli avevate chiesto? Da fare trasferire Mancini al carcere di Roma, Re Bibbia, penale, e per Marcello per Colafigli, scusi, c'aveva un... La figlia l'ultima volta che è stato arrestato è stato con una pistola col silenziatore, da interessarsi per quel processo. E si è interessato Nicoletti per quello che lei ne sa? Lui ha detto di sì, ma secondo me no. L'interessamento per Colafigli riguardava un processo che a suo carico? Un processo per la pistola, una pistola col silenziatore. Fu condannato? Fu condannato e non gli venne riconosciuta neanche lì psichiatrico. Perché lei chiese favori per lei a Nicoletti? No, una volta mi ha dato 200 milioni. 300? Milioni. Ha detto 200 o 300? Mi pare. 200 milioni. 200. Ricorda di un'assicurazione, di assicurazioni datele da Nicoletti per aggiustare un processo? Quello, glielo ho detto, quello della pistola e poi... No, che riguarda lei però. Che, scusi? Che riguarda lei? Che riguarda me, me l'aveva detto, certo. Quale processo era? Mi aveva detto che si sarebbe interessato prima che veniva arrestato. Ecco, e di quale processo si trattava? Di questo ultimo? Sì, questo. E lei le disse la ragione per la quale non si poteva interessare, però, fino in fondo? No, anche perché dopo è stato arrestato anche lui. Sì, ma in precedenza? Ma guardi, Nicoletti è un tipo che a chiacchiere, quando gli servi, ti dice pure che te dà la luna, poi... In realtà non ci ha dato mai niente, solo i soldi può prendere da Nicoletti. Senta, nel interrogatorio del 15 ottobre del 93 al dottor Lopacchini lei dichiara, parlando di Nicoletti, per quanto riguarda il presente procedimento, oltre a farmi sapere che non era possibile sistemare la cosa in istruzione dal momento che il giudice
che se ne occupa, e cioè Lupacchini, è di sinistra, ma le cose si sarebbero risolte agevolmente. Me l'ha detto lui a me, sì. In dibattimento, ma le cose si sarebbero risolte agevolmente in dibattimento. Ricorda a chi avrebbe fatto riferimento per poter aggiustare il processo Nicoletti quando si riferì al dibattimento? Sì, ha capito la domanda? No, non intendo rispondere qua. Sì, mi ricordo, avvocato. Si ricorda ma non intende rispondere. Sì, non intendo rispondere. Senta. Lei ricorda se Nicoletti le fece riferimento al dottor Santiapichi? Non intendo rispondere. Senta, parliamo un attimo dell'omicidio Selis. Ci può descrivere i passaggi dell'omicidio? La difesa prosegua nella formulazione della domanda. Siamo al processo Pecorelli. Alcuni riferimenti posso anche capirli perché sono stati ammessi, come lei poc'anzi ha detto, per il tramite del pubblico ministero. Ma qui, torno a ripetere, si sta facendo altri processi, non il processo Pecorelli, perché si è chiesto fino adesso quasi tutto tranne che per il processo Pecorelli. Ah no, ma guardi... Posso rispondere? Dica, avvocato. Risponda allora all'avvocato Torrente. Io rispondo lei faccia delle domande circostanziate. Sì. No, io rispondo all'obiezione dell'avvocato Sciamano. No, non c'è bisogno, avvocato. Va bene. Allora, quale fu il suo ruolo nell'omicidio Selis? Quale fu il mio ruolo? Sì. Eh? Sì. Niente. Che fece lei? Stavo dentro casa, è stato ammazzato dentro casa, che ruolo potevo avere? Chi c'era dentro casa? C'era io, Mancini, con la figli, cioè gli sto di chi ha partecipato all'omicidio. Io, Mancini, con la figli, Toscano, Mancone. Basta. Poi, dopo una volta che è stato, che era morta, sono entrati De Petis e abbruciati dentro casa. Lei era presente al momento dell'uccisione? Certo, sì. Ecco, ce la può descrivere per cortesia in tutti i passaggi? Dicendo anche quello che ha fatto lei. Selis è arrivato con Toscano e Abbatino, e non mi ricordo se è arrivato insieme pure a quella figlia, ma mi sembra di sì. È entrato, ha fatto mezzo giro del tavolino, c'era una pistola col silenziatore dentro una scatola dei Baci Perugini, Abbatino l'ha presa e gli ha sparato in testa. Allora, poi stava dunque, per terra, era coperto, sono entrati i testaccini e la prima cosa che sono andati a fare a scoprire il cadavere per vedere se era morto davvero o se c'era qualcosa, se era un trucco per loro. Ho capito. Quindi è stato colpito soltanto da Abbatino? Inizialmente sì, poi quando stava per terra hanno sparato altri. Chi? Toscano, non mi ricordo se anche Mancini, ma la figlia anche, sì. Ecco. Adesso non mi ricordo, avvocato. Tutti con la stessa arma? Lì era talmente... cioè stava per terra morto, chi ha infierito, non mi ricordo. Tutti con la stessa arma? Avete sparato? Lei non ha sparato, vero? No. No. Avevamo anche altre armi, ma avevamo solo quella col silenziatore, allora credo che tutti con la stessa arma. Credo? E è stata usata la stessa arma anche quando hanno sparato gli altri. Ecco. Ma lei era disattento oppure guardava bene quello che succedeva? No, io non ero disattento. Era attento. Io devo dire nei particolari. Ecco, può dire come Abbatino
sparò, da quale posizione, a che punto attinse Selis. Quando Selis è entrato dentro casa, ha fatto mezzo giro di un tavolo, c'era cioè un tavolo dentro casa di Mancone. E Abbadino era, noi avevamo messo una pistola col silenziatore dentro una scatola di Baci Perugina. Quando è entrato lui ha salutato, così ci siamo salutati, ciao ciao, ha fatto mezzo giro del tavolo e Abbadino gli ha sparato sulla tempia. Ecco, questo è quanto. Senta, ma lei ha descritto altre volte questo omicidio oppure è la prima volta che lo fa? No, credo di averlo già descritto. Però nelle dichiarazioni che ha reso in passato... non c'è mai nessun riferimento alla presenza di Mancini, che viene fuori oggi. Ma io l'ho sempre detto che c'era Mancini, guardi, ma è impossibile, guardi. L'ho sempre detto. Mi pare che questo no, guardi, sia... guardi bene che ci sta. Questo, no? Ecco, io le leggo dal verbale del 24/9/93, dopo l'esecuzione dell'omicidio. Quando ormai il cadavere del Selis era stato spogliato dell'orologio e del denaro, arrivavano da lì bruciati, eccetera. La decisione di uccidere Selis era stata presa qualche giorno prima, ma sebbene Libero Mancone avesse insieme a Edoardo Toscano preparato la fossa, non ricordo se anche Maurizio Abbatino avesse partecipato ai lavori di scavo, non era stabilito né il luogo né la data dell'esecuzione, dal momento che ci doveva affidare al caso, non essendo prevedibili le mosse di Nicola Selis. Seppi che era stata scelta la casa di Mancone solo la sera dell'omicidio. Io mi ero recato dal Mancone stesso soltanto per prendere dell'hashish e quando giunsi il Mancone mi avvertì che di lì a poco sarebbe giunto Nicola. Le due persone che c'erano erano Mancini e Mancone. Di completare la contestazione, né con riferimento al momento della decisione relativa all'uccisione di Selis, né con riferimento alle modalità di esecuzione del delitto, lei menziona mai la presenza di Mancini. È la prima volta che lei lo fa in quest'aula. Impossibile. Com'è che l'ho dichiarato questo? Le dico che è così. Le dico che è guardi così. Guardi bene. No, ho guardato benissimo. Abbiamo guardato bene, benissimo. Scusi, ma mica dico che guardato male. Allora, non dico, no, noi abbiamo guardato. Vabbè, comunque bene. Avvocato. Senta una cosa. Questo verbale in contestazione, ripeta la data, per favore. Ecco, mi spieghi bene questo fatto dello scavo della fossa. 24 settembre 93 il verbale, sì. No, ho capito, io non ho scavato nessuna fossa. Ecco, allora voglio sapere anzitutto se si ricorda, perché già ne ha parlato lei. Lei qua dice che la fossa sarebbe stata scavata da Mancone e da Toscano, mentre non sa se anche Maurizio Abbatino abbia partecipato allo scavo. Ecco, di quando era questo scavo? Quanto tempo prima era stato fatto questo scavo? Ma credo il giorno prima, no. Ecco. Non lo so, avvocato. Ecco. Ti ho detto, noi già avevamo stabilito che Selis doveva essere ammazzato, però io quella sera sono andato per puro caso da Mancone a prendermi un paio di spinelli. Quando sono arrivato lì c'era Mancini Antonio e Libero Mancone e mi hanno detto, guarda, tra un po' arriva Nicola. A quel punto io sono rimasto e dopo un po' è arrivato Nicola e è successo quello che insomma è successo. Basta, questo è quanto. Ma dico, Mancini partecipò alla deliberazione dell'omicidio? Cioè? Come la deliberazione? A decisione, come la chiamate voi? Scusi. Sembra di sì, non lo so, avvocato, mi sembra di sì però. Chiaramente lo sapeva in anticipo come tutti noi. Senta una cosa, Mancini non le ha mai detto di aver scavato la fossa? Se me l'ha mai detto a me? Non lo
lo so chi ha scavato la fossa. No, lei qui lo sa chi ha scavato la fossa. Ha detto che non sa se è stato Abbatino. Se lo sotterrà io quando non è vero. No, dico, lei Abbatino ha detto, troppe cose ha detto. Lei ha detto correttamente che non sa se anche Maurizio Abbatino avesse partecipato ai lavori di scavo. Ma dice, la decisione era stata presa qualche giorno prima, sebbene Libero Mancone avesse, insieme a Edoardo Toscano, preparato la fossa. Ecco, allora è così. Quindi Mancini io ho sempre detto, non le risulta che Mancini abbia scavato la fossa? Eh? Dico a lei, io non risulta. Ho sempre detto, avvocato, siccome che Abbatino mi accusava che diceva che ero andato io a sotterrare Seli, a quel punto l'avrei fatto trovare, no? Ma io gli ho sempre detto che no, assolutamente non sono andato io a bucare. Poi addirittura ha accusato mio fratello che non c'entrava niente, e a sto punto è morto, potrei pure dirlo, no? Certo. Abbatino ha accusato anche mio fratello. Quindi a lei non risulta che Mancini abbia scavato la fossa? No, che non mi risulta. Io non mi ricordo chi ha scavato la fossa né chi l'è andato a sotterrare. Io mi ricordo di essere rimasto a casa e aver pulito del sangue un po'. Non mi ricordo se io e qualcun altro siamo rimasti a levare il sangue. Allora può darsi una volta fatto questo. Allora può darsi che nemmeno. Come? Ma scusi, no, continui lei, scusi. Dico, Selis è stato portato via. E abbiamo pulito casa e ce ne siamo andati ognuno per. Chi è che ha pulito casa? Chi l'ha pulita la casa? Lei? Io e qualcun altro che non mi ricordo neanche chi. Ho dato una. Pure Mancini? Ha partecipato alla pulizia della casa? Non lo so, avvocato, non mi ricordo. Non si ricorda. Non è che ci siamo messi là a fare lavandaia, abbiamo levato il più. Che non è che c'era tutto sto sangue, c'era una ghiaccia di sangue, è stata tolta, è una cosa che è durata qualche secondo, voglio dire, con uno straccio abbiamo tolto il sangue e poi siamo andati via. A fare che? Come a fare che? Io me ne sono andato a casa dopo. Che, a fare che? E gli altri che hanno fatto? Gli altri sono andati a. Qualcuno è andato a ammazzare l'Eccese, Mancini. Mancini, mi sembra Mancini, Danilo, adesso mi potrei pure sbagliare su qualche persona, Mancini e i Testaccini. Senta, allora quindi nonostante qui risulti che Libero Mancone e Edoardo Toscano abbiano scavato la fossa, secondo le dichiarazioni che lei ha fatto il 24 settembre 93, oggi lei le corregge, nel senso che non si ricorda? No, io dico che la fossa non l'ho scavata io, come dice Abbatino, e a sotterrarlo non ci sono andato io, come dice Abbatino, e che non mi ricordo bene, perché gli ho detto, io sono arrivato la sera a casa di Libero Mancone solo per prendere, e loro già c'avevano tutto pronto, cioè era pronta la fossa e stavamo aspettando, si stava aspettando a Selis per ammazzarlo. Senta una cosa, ma lei la fossa. Il giorno l'avevano scavata, chi non lo so. Ma lei l'ha vista mai sta fossa? No, mai. Quindi non è in grado nemmeno oggi di dire dove sta questa fossa? No, assolutamente. Senta, suo fratello Giuseppe dove stava mentre ammazzavano Selis? Mio fratello Giuseppe, mentre stavamo dentro, è passato, siccome ci aveva. C'aveva un negozio lui, era l'orario di chiusura, siccome molte volte a casa del Libero Mancone ci andavamo così a star lì, a parlare, a star lì insomma, è passato e si è affacciato, c'aveva un muro di cinta Mancone, mi sono affacciato io e gli ho detto vattene, e mio fratello se n'è andato, ecco lì la presenza di mio fratello, è durata 3 minuti. E calcolo, il mio fratello è morto, non mi costerebbe niente a dire che c'era. Senta una cosa, lei ricorda con quale macchina fu trasferito il corpo, il cadavere di Selis verso la fossa? No, non mi ricordo. Piccola, una grande scura, ma non mi ricordo, perché la macchina l'ho vista per un secondo quando è stato portato fuori Nicola Selis, scusi, ecco la macchina, non mi ricordo, non saprei che dire della macchina. Senta una cosa, lei si ricorda di un colpo d'arma da fuoco sparato mentre si stava uccidendo Selis, che si andò a conficcare in uno sgabello? Ecco. Sì. Ci può dire di che si trattava? Io l'ho saputo dopo, che lì nessuno se n'era accorto lì per lì che era andato a finire sto colpo nello sgabello.
Se no sicuramente avrebbe buttato lo sgabello Mancone. Dopo, addirittura l'ho saputo durante i processi, che questo colpo si era conficcato in uno sgabello. Ecco, questo è... Va bene. Senta, Carnovale, da quanti anni conosce Mancini lei? Da, credo, 20 anni, per di più. Ecco, chi era Mancini nella banda? Da come chi era? No, dico chi era, chi erano i personaggi più importanti dell'organizzazione vostra? Guardi, gli ho detto, no, non era formata in modo gerarchico questa cosa, era una lì stavamo, ci ritenevamo tutti alla pari, chiaramente poi c'era chi aveva una conoscenza in più, chi sapeva gestire meglio una tale cosa, e tutto quanto, ma a livello di peso, diciamo, no, non ce n'era chi ce n'aveva più di un altro, voglio dire. Tanto qualcuno... Si metteva in testa che era capo e veniva ammazzato. Ah, ho capito. Ma non c'è stata mai sta cosa gerarchica. Mancini è stato molto in carcere, si ricorda lei? Noi non ci siamo mai ritenuti, i capi, i soldati e roba varie. E a Roma non stiamo in Sicilia. Dico, Mancini è stato molto in carcere, o sbaglio? È stato parecchio in carcere Mancini, o no? Si ricorda? Pronto? Carnovale? Non sentite più? Sento. Pronto? Si sente male. Non sentite più la nostra voce? Bufali? Pronto? Non sentite più la nostra voce? Non avete sentito la domanda ultima dell'avvocato Taormina? Non sentiamo lontanissimo, signor Presidente, se sta parlando con noi non riusciamo a sentire. Adesso mi sente? Presidente, potremmo, dato che c'è questo inconveniente, fare niente, anche una pausa. E tanto sì. Noi pensavamo di farla adesso a luna per riprendere una proposta, per carità. Sì, va bene. Non sente ancora Bufali? Sento lontanissimo. Molto male? Allora, sento molto molto lontano. Avvocato Taormina, siccome sono le 13, come volete, interrompiamo e riprendiamo alle 15. Va bene? Ha sentito Bufali? Vogliamo interrompere, riprendiamo alle ore 15. Ah, va bene, adesso sento. Interrompiamo e riprendiamo alle 15. Ci rivediamo qui alle ore 15. D'accordo. Va bene?